È il giorno di Don Vito Piccinonna, lo stiamo aspettando davanti alla Basilica di San Michele Arcangelo, dove ci sono alcuni fedeli ad attenderlo prima che arrivi in comune e poi in cattedrale, dove avverrà la sua ordinazione, di fatto diventando il nuovo vescovo di Rieti. Buongiorno a tutti. Grazie. Una giornata di festa per Rieti, che ha accolto il suo nuovo vescovo, Don Vito Piccinonna. A 45 anni proviene dalla Puglia ed è il vescovo più giovane d'Italia. Ad accoglierlo a Rieti questa mattina a San Michele Arcangelo fedeli reatini e pugliesi, arrivati in città per consegnare alla diocesi reatina un parroco e un amico a cui sono stati tanto legati. Piccinonna ha benedetto i bambini presenti, spiegando che vuole partire proprio dai più giovani per arrivare a tutti con semplicità e amore. Dobbiamo avere tutti quanti, noi adulti soprattutto, uno sguardo speciale verso i più piccoli, verso le nuove generazioni, che guardano a noi. Lo stesso amore e la stessa semplicità con cui lo ricordano i suoi parrocchiani. Don Vito è una persona sia umile ma preparata, sempre pronto ad aiutare chi vuole. Per voi sarà un arricchimento come lo è stato per noi. È una persona straordinaria. Noi possiamo dire che l'abbiamo cresciuto, perché è la prima parrocchia, lui è venuto da che andava a seminario, poi è diventato sacerdote ed ha fatto il vice parroco con noi nella nostra parrocchia, quindi è stata la prima esperienza. Per noi è una gioia grandissima, grande. È molto disponibile soprattutto verso gli ultimi, è stata veramente una gioia, sapevamo che lui doveva fare questo percorso già dall'inizio, perché è una persona eccezionale. Da San Michele Arcangelo, Piccinonna si è poi spostato in comune ad accoglierlo il sindaco Sinibaldi e le autorità. Vengo in mezzo a voi consapevole del mio compito, della mia responsabilità di rappresentare anche l'intera chiesa diocesana, però con questo sentimento iniziale di ascolto, perché poi ci sia anche una parola consapevole. È necessario mettersi in ascolto delle diverse realtà della città, dei cittadini, di tutti, senza esclusione di sorta, dai più piccoli agli anziani, passando per le famiglie e avvertendo anche una preferenza per chi resta sempre indietro. Tantissimi i reatini che hanno seguito la consacrazione del vescovo dai maxi schermi installati a San Domenico e curiosi davanti alla cattedrale. Oggi è una giornata di festa perché stiamo aspettando il grande vescovo Piccinonna, quindi non vediamo l'ora di vederlo. Un'aria di festa e un cuore che veramente vuole accogliere il nuovo vescovo. A Rieti per incontrare il nuovo vescovo anche Antonio Tajani, leader di Forza Italia, vice premier e ministro degli esteri, la più alta carica dello Stato presente in città per l'evento. È una giornata importante perché in città come le nostre, qui nel Lazio, il vescovo rappresenta un punto di riferimento fondamentale e noi non possiamo perdere in questa regione, in Italia, anche punti di riferimento che riguardano i valori fondanti della società. Siamo davanti alla cattedrale, dentro è in corso la consacrazione a vescovo di Don Vito Piccinonna, ne uscirà nuovo vescovo di Rieti. Dio che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione. E con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. Ricevi il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza d'animo e di te. Ricevi l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitria e risplenda in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore,
abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Mai come in questi due mesi, in maniera prepotente, ho fatto esperienza della mia radicale povertà dinanzi al Signore che mi ha chiamato al servizio episcopale. Ancora una volta mi hanno accompagnato, come agli inizi del mio cammino vocazionale, le parole del Salmo 8: che cosa è l'uomo perché di lui tu, o Dio, te ne ricordi e te ne curi? Lo stupore e la meraviglia per un amore eccedente mi attraversa e sorregge comunque, nonostante tutto, la mia povertà. Mi sono sentito come Mosè, chiamato a togliere i sandali dei piedi perché santa è quella terra in cui Dio non ha smesso di rivelarsi, chiamandomi ad un amore più grande, senza avanzare la pretesa di possedere e comprendere tutto. E ho visto anch'io il roveto ardere senza consumarsi, segno della presenza che misteriosamente mai viene meno. Domani la prima uscita ufficiale da Vescovo di Rieti per visitare le zone del sisma si recherà ad Amatrice a Cumoli. Alle 11 di domani celebrerà la Santa Messa nell'auditorium della Laga ad Amatrice e incontrerà la popolazione. Alle 16 messa ad Accumoli e anche in questo caso incontrerà la popolazione per fare la sua conoscenza e calarsi nella realtà del cratere.